Ciao a tutti, dopo il successo della prima puntata del Banana Quiz, grazie mille tra l'altro, siamo tornati e siamo pronti per scoprire quale sarà il secondo vincitore o la seconda vincitrice. Mattia. Di dove sei? Casteggio. Quanti anni hai? 17. 17 anni. Facciamo un applauso a Mattia. Bravo. Come traduci in inglese la frase "questa è la borsa di Maria"? Via. This is Maria's bag. La risposta corretta è "This is Maria's bag", è corretto, bravissimo. Chi ha composto il brano intitolato "La legge del più forte"? Non suggerire. Tedua. La risposta corretta è Tedua. Vai. Terza domanda, vai. Con la sigla, con la sigla. Scusami, la sai la canzone di Tedua? Sì, un po' sì. Vai, cantaci. Quando ti ho detto che vali, ho detto che tiro fuori i coglioni. Non intendevo tu ti presentassi con quei mentecati dei tuoi soci. No, poi basta, non mi ricordo. Sei bravo, è bravo! Prime tre strofe. Quando è stato l'anno in cui è andata in onda in Italia l'ultima puntata di Chi vuole essere milionario? Via. 2006. Lui mi ha risposto 2006. Quindi secondo lui l'ultima puntata di questo programma è andata in onda 12 anni fa. Tu dici di no? Perché? Sbagliato. Perché ridono? Perché ridono? Vuole essere milionario. Secondo me è... più recente o più... recente. È vero, più recente. Meno 2009-2010 almeno. La risposta corretta è 2011. Qual è l'unità di misura dell'energia, del lavoro e del calore? Via. Joule. Lui mi ha risposto joule. La risposta corretta è qual è? È giusto, quello che ha detto lui. No, joule, è giusto. È joule, è corretto. Cosa significa l'acronimo della malattia AIDS? AIDS, via. Anti-immunitary defense... disabilitation, no. Allora, la risposta corretta potrebbe essere, perché è Acquired Immune Deficiency Syndrome, oppure sindrome da immunodeficienza acquisita. E vabbè, però no, c'era quasi, ma non va bene. Perde la seconda banana, non puoi più sbagliare, ok? Vai. Il sale. Sì. Accelera o diminuisce il tempo di ebollizione dell'acqua? Via. Accelera. Lui ha risposto accelera. Sentite, venite qua. Allora, se la risposta è corretta, lui va avanti. Se la risposta è sbagliata, è eliminato, ok? Cosa dite che è? Sbagliata. È giusto. Non l'ho sentita sinceramente. Secondo te? Sbagliata. Perché? Perché se io butto il sale, poi la pasta, l'acqua ci mette più a bollire. Infatti io butto, metto prima l'acqua, poi quando bolle ci metto il sale, sennò ci mette più tempo. Ma non ti metti no. È anche onesto. Allora. Io non manderei male. La risposta, cosa hai detto? Fossi in me era giusta. Magari. Vabbè, però ha fatto un ragionamento, quindi secondo me è giusto. Però sai cos'è? Che il ragionamento è giusto, ma la risposta che ha dato è sbagliata. E quindi è eliminato. Però facciamogli comunque un applauso. Allora, ascolta, vuoi dedicare a qualcuno questa tua partecipazione al Banana Quiz? Allo USA. Ok. Stati Uniti e... tutti interi? Sì, sì, tutti gli Stati Uniti, anche Kim. No, raga. No, raga. Dai, cioè, cosa ti suggerisco? No. Dedico la nostra partecipazione a Marco Mazza. Un bacio Marco. Ciao, benvenuto. Ciao. Ciao, come ti chiami? Come... ecco, bravi. Allora, come ti chiami? Mattia Pergola. Bene, da dove vieni? Da Voghera. Grande, quanti anni hai? 17. Come non è vero? Non è di Voghera. Non è di Voghera. Sì, originario della Basilicata. Allora, sei il nostro secondo concorrente della Basilicata in questa stagione di... Bravo, dell'università, l'hai visto? Incredibile. È stata bravissima, tra l'altro, questa tua conterranea, sì. Speriamo.
Speriamo anche per me. Tra l'altro mi ha anche detto che Matera sarà città della cultura 2019. E infatti io sono di Potenza e sbagliato. Sbagliato tutto. Sbagliato tutto, quindi. Quindi Potenza è la città invece della... Cosa? Della Basilicata? È capoluogo? Sì, ma Matera della cultura, Potenza della... Di niente. Di niente, va bene. Allora, cominciamo. Gabriele D'Annunzio, non puoi suggerire, scrisse una raccolta di liriche ispirandosi ad una stella delle costellazioni delle Pleiadi. Come si chiama questa stella? Via. Cinque secondi. Ho l'aiuto da casa? No, ma è una banana se non la sai. Non lo sappiamo intanto. Gioca la banana. Gioco la banana. Ha giocato la banana. Guarda qual è la risposta. Alcione. Sì, alcione. La sapevo. La sapevi? Sì. Ma la guardi mai alcione? Tutti i giorni. Come ti trovi quando guardi alcione? Oddio, difficile da descrivere. Perché sono sensazioni importanti. Sì, importantissime. Va bene, andiamo avanti. Come si chiama il modello del telefono di Huawei con tripla fotocamera? P20. Huawei P20. Vediamo se la risposta è corretta. La risposta è Huawei P20 Pro. Che dici? Va bene, l'accettiamo, dice il notaio. Vai, bravo, bravo, bravo. Di che colore è il simbolo del cerchio sul joystick della PlayStation? Non suggerite. Rosso. Lui mi risponde con una sicurezza e una velocità assoluta, rosso. La giudicano di no. La risposta è rosso. Allora. Un ottadecagono quanti lati possiede? Ottadecagono? 5 secondi. 8. Allora, un ottadecagono possiede 8 lati, secondo lui. Sono abbastanza... Decagono, che... Decagono, sono 10, 8, saranno 18? Però, Leggi tu. 18. Lo sapevo che era 18. In informatica, quanti caratteri della tabella ASCII, A-S-C-I-I, estesa, è possibile rappresentare? Via. Non suggerite, lo eliminate. 4 secondi. 180. Allora, lui mi ha risposto 180. Matteo, andiamo di qua un attimo, va, che secondo voi quanti sono? Allora, io non sono un asso in informatica, però sono, se non sbaglio, nella tabella ASCII 7 zeri, quindi dovrebbe essere una moltiplicazione tra 1, 1, 1, 1, 1, quando sono 7, 1. Cosa sta dicendo? Un po' di canne brain. Le lettere sono i numeri e non so cosa. Vieni qua un attimo. Allora, spiegatemi perché siete così esperti di informatica. Noi facciamo per... Io non capisco. Stai sbagliando persone, non capisci. Io faccio, allora sezione informatica, però io non so, anche loro, ma io non so informatica. Ok, però spiegami la tua teoria. La mia teoria è che tipo, praticamente il codice ASCII ha le lettere che corrispondono a dei numeri, ok? E se non ricordo male, dalla seconda, sono 7 zeri, quindi quando sono 7-1 è il numero massimo, è il massimo numero arrivato. Però non so... Secondo te invece qual è la teoria? No, la tabella ASCII è una tabella tipo lettere, numeri e caratteri speciali e ce ne sono un po'. E la tua risposta era stata? Non lo so, ho sparato 180, ma magari sono di più. La risposta corretta, dimmi. No, poi gliela faccio pagare se è giusto quello che ho detto io. La risposta corretta era, leggila tu, 256. Lo sapevo, va bene. 256. E quindi, mi dispiace un sacco perché sei molto simpatico, ma sei stato eliminato. Vabbè, capita, è un gioco, ci sta. Assolutamente. Allora, saluta le persone in particolare, fate l'applauso, bravi. Le persone in particolare da salutare chi sono? Vabbè, la mia famiglia, poi volevo salutare la quarta SC che adesso diventerà la quinta SC. Grandi! La PH, e poi volevo salutare... Quale tette... scuola però? Maserati ovviamente. Voghera! Poi volevo salutare le tette della Sofi. Chi è la Sofi? Dov'è? È lei, quella ragazza. È lei, ha salutato le tue tette. Okay. E poi volevo salutare il bellissimo Davide Pallini. Ciao Davide Pallini! Ciao!
Grazie, grazie mille. Ciao, grazie a te. Ciao. Bella. Bella lì. Allora, da dove vieni? Casteggio. Casteggio, quanti anni hai? 18. E hai scelto di giocare a Banana Quiz perché? Perché sono convinto di vincere. Cavolo, cioè, allora lui è partito dicendo io vincerò, ok? Ok, bene. Secondo me no. Però io perché, scusa? Segno male comunque. No, dimmi perché no. Boh, non l'ho conosciuto oggi, quindi no. Sì, beh, abbiamo amici. Cioè, Mattia. Che bello, il Banana Quiz fa conoscere anche le persone. Va bene, qual è la distanza approssimativa tra la Terra e la Luna? Via. Non suggerite? No. Allora. 5 secondi. 10 milioni di chilometri. Allora, tra la Terra e la Luna ci sono 10 milioni di chilometri. Madonna. Raga, sì. La risposta è 380.000 chilometri. Madonna, così poco. Esiste una stella del cielo denominata Procione? Via. Sì. La risposta corretta è sì! Bravissimo! Come viene definito? Il punto immaginario più alto che il sole raggiunge durante l'arco della giornata. Non ditelo! Via! Il punto più alto? 5 secondi. A mezzogiorno? Allora, lui mi ha detto mezzogiorno. Qual è il punto più alto che raggiunge il sole durante l'arco del... Dicono lo zenith. Lo zenith. Se ti dico zenith, cosa ti viene in mente? La squadra di calcio di San Pietroburgo. Guarda qual è la risposta. È zenith. È zenith. E quindi perdi la seconda banana. Vuol dire che non puoi più sbagliare. La temperatura superficiale del sole raggiunge circa i 12.000 gradi. Vero o falso? Falso. La risposta corretta è falso, bravissimo, perché raggiunge circa 6.000 gradi nel nucleo di una stella. Fondendo due atomi di idrogeno, se ne produce uno di quale altro gas? Litio. La risposta corretta, litio, mi ha detto. Perché tu fai così? Mi sembra strano. Perché? Il litio è un gas? Il litio è un gas? È un metallo. Allora no. Lidio? Tipo mi ha detto Lidio adesso. Ma chi è Lidio? È un vostro amico, esatto, un amico vostro. Andiamo a casa. Allora, la risposta corretta è Elio. È Elio. Mi dispiace. E quindi sei ufficialmente, ditelo da solo, eliminato. Eliminato, esatto. Vuoi salutare qualcuno in particolare? Saluto la mia classe, quarta E pasticceria. Pasticceria, meraviglioso, pasticceria meraviglioso. E comunque è vero che le persone che fanno l'alberghiero ne sanno di meno. No, ma non dire così. Ma non buttarti giù così. È vero. Vabbè, però fate i pasticcini. Sì, pasticcini. Esatto, questo mi sembra una cosa meravigliosa. No. Bene, fate un applauso. Grande. Grazie mille. È stato un piacere. Piacere mio. Ciao, grazie. Grazie mille. Ciao, di dove sei? Tortona. Quanti anni hai? 16. E ti chiami? Cecilia. Allora, cara Cecilia, pensi di andare bene perché? Non andrò bene sicuramente. Ma non mi può partire così. Dai, vai, pesca la prima domanda. È vero o falso che il pianeta Saturno non ha anelli? Falso. La risposta corretta è? Vero. Perché? Perché lo so. Sai, l'hai visto. Sì, è giusto? No, è sbagliato. È falso, brava, bravissima. Come si chiama l'ultimo modello della console per giochi creata da Microsoft? Via. Non lo so. Buttati. O gioca la banana. Gioca la banana. Giochi la banana, ok. È l'Xbox One X. Io non gioco. Non giochi nella vita, ok. Cosa fai nella vita? Dormo. Dormi, brava, fai bene, beata te. Che cos'è il litio? Una sostanza chimica. Oppure? Un composto. Tavola.
tabella periodica. È corretta, bravissima. Ok. Come si chiama l'antico strumento astronomico tramite il quale è possibile localizzare o calcolare la posizione di corpi celesti come il Sole, la Luna, i pianeti e le stelle? Telescopio. Lei giustamente mi dice telescopio. Guarda qual è la risposta. Ma cos'è astrolabio? Cos'è l'astrolabio? Come si legge? O anche astrolabio magari. Ma sì, è uguale, su, è quello. Qual è, secondo Focus, il nome proprio di persona femminile più diffuso al mondo? Il secondo nome? No, il Focus, il primo nome femminile più diffuso. 5 secondi. Giulia. Giulia, il più diffuso al mondo. Non è Maria. Secondo te? Maria. Maria. Ma sai che lei ha ragione. Ha ragione. È Maria. Mi capita delle domande che non so. Io non ho parole. Sei stata eliminata. Ci sono rimasta male. Mi dispiace, no. Ascolta, vuoi salutare qualcuno a casa? Ciao mamma, scusa. Scusa per cosa? Per la mia ignoranza. Per l'ignoranza, vabbè. Ma ti vuole bene lo stesso. Grazie mille. Vince la seconda puntata del Banana Quiz 2018 Almante. Prima di salutarvi, perché la puntata del Banana Quiz è finita, abbiamo trovato un fan di un singolo che si chiama Kenny Lomi, che mi sembra di ricordare, di conoscere. Esatto, chi lo canta? Allora, Marco Cignoli, sì. Featuring, sì. Leslie e Luca. Esatto, giusto? Okay. Come fa la canzone? Fa Can you love me through the night. Bravissimo, esatto, qua, cioè, veramente. Sei il nostro fan numero uno. Numero uno, sì, sì. Seguo tutti i post vari, pagine. Grande, 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 ci piace. Ascolta, dai l'appuntamento alla prossima puntata del Banana Quiz. Allora, quindi, prossima puntata Banana Quiz, penso, non so, i prossimi sabati, certo, ci vediamo qua. Certo, perfetto. Assolutamente. Per la precisione, l'ultimo sabato di luglio. L'ultimo sabato di luglio, che l'estate è sempre quella. E la viviamo al banana. La vediamo al banana, sempre esatto, al banana. Esatto. Ciao! Ciao a tutti!